Il Sisano inaugura come ogni anno la stagione estiva, 13° appuntamento. Si parla di portualità salernitana, si dà anche spazio al ricordo di Pino Daniele. 13°, quindi il 13 speriamo porti fortuna, questa volta almeno. Niente, facciamo il punto della situazione come ogni anno con una serie di dibattiti, di incontri, dibattiti veloci, interessanti, quindi non quelli che stancano, dibattiti veloci per parlare dell'economia del mare, delle opportunità che offriamo sempre di più a tanti giovani. Il porto di Salerno cresce sempre di più, è un orgoglio, deve essere un orgoglio della città di Salerno, ma di tutta la provincia, di un'area vastissima della regione Campania. Registriamo anche per il 2014 e per gli ultimi mesi fino ad oggi cresce una crescita incredibile, nonostante il porto e tutto quello che è intorno al porto è interessato dalla modernizzazione e da tante infrastrutture in opera, però cresciamo sempre di più. Il settore crocieristico si è avviato, quest'anno la presentazione del Sisan riguarda proprio, si vede la stazione marittima e una nave da crociera, quindi cresciamo sempre di più. Ai giovani e ai non giovani, all'economia complessiva, dico che non c'è più solo una speranza, ma concretamente guardiamo al presente e all'immediato futuro con molta positività, con molta speranza. Insomma. L'immediato futuro che cosa prevede, visto che comunque quando ci sono manifestazioni del genere poi voi pensate già oltre? Noi intanto diciamo che oltre ai dibattiti che durano di mezz'ora, tre quarti d'ora, poi ci sono le serate di cultura, di musica, di teatro. In queste serate diremo quello che stiamo facendo, quali sono i nostri obiettivi immediati e, così come avevamo detto negli anni passati, ci rivolgiamo alle aree interne. Una delle prime aree interne che parte è quella dell'area di San Severino, quindi stiamo realizzando i nostri obiettivi e man mano lo faremo per l'agro sarnese nocerino, lo faremo per la zona industriale di Salerno, la piana del Sele, e questo per quanto riguarda tutto il commerciale, perché il porto ormai è pienissimo. Dicevamo prima non c'è più un centimetro quadrato, adesso diciamo non c'è più spazio, per cui la crescita è proprio questa, abbiamo bisogno di aree nuove, aree interne, daremo spazio all'economia e ai tanti imprenditori che hanno voglia di investire, tanti giovani con tante idee, e quindi questo lo possiamo fare solamente nelle aree interne, e le aree interne salveranno il porto, ma non solo quello di Salerno, quello di tutta la portualità campana e in genere quella italiana. Per quanto riguarda il settore turistico, il crocieristico, arriviamo già ai 200.000 croceristi quest'anno e non abbiamo potuto accettare altre navi. Col nuovo polo crocieristico, che praticamente è in fase di rodaggio, dove si accolgono il 90% delle navi, perché l'altro 10% riguarda navi più grandi che hanno bisogno di fondali più importanti, e i fondali più importanti li avremo per la primavera prossima. Quindi lo spazio per l'altro anno sarà immenso per le nuove navi da crociera. I progetti, poi, dicevamo, i più importanti sono, diciamo, sono tanti, ma quello che mi piace di più far sentire a chi ci ascolta è quello del prolungamento ancora di più del Molo Manfredi. Praticamente noi allungheremo la città di un altro chilometro. Il lungomare di Salerno sarà più lungo di un chilometro nel futuro, per cui passeggiate, su al comune stiamo realizzando quello che sembrava un sogno ma è realtà. Mi permette l'ultimissima battuta, l'arrivo di tanti, di tante persone, di tanti naufraghi insomma che arrivano dall'Africa ha in un certo qual modo turismo, può diventare insomma un freno per il turismo, oppure lei non è preoccupato per questo? Ma io, come dire, non essere preoccupato direi una sciocchezza. È evidente che la solidarietà e la disponibilità di Salerno, l'efficienza di Salerno, del porto e di tutte le istituzioni salernitane hanno dato una dimostrazione importante. Non vorrei però che questa efficienza si tramutasse in un problema per Salerno, perché se ci dividiamo il problema, come stia dicendo il Presidente del Consiglio, con tutta l'Europa, se ci dividiamo il problema nessuno sentirà come dire, la negatività della cosa, ma sarà solamente un fatto positivo di accogliere gente che fugge dalla guerra, dagli orrori, e solo chi non vuole pensare a questi momenti può dire di tutto e di più dei migranti. Allora però disponibilità, ma anche dividendoci il problema. Se è così,
non temo nessun tipo di ripercussione negativa sul turismo e sulle crociere, anzi abbiamo avuto testimonianze importanti di croceristi. Io temevo questo, un crocerista che arriva qui a Salerno dice arrivo nel porto dove arrivano i migranti, invece no, abbiamo riscontrato segnali positivi, però non possono le banchine essere occupate da navi di migranti. Quando tocca a noi siamo disponibili, però facciamolo insieme a tanti altri porti, fino a Genova dove ancora non è arrivato nessuno. Grazie. La del mare prosegue per la grande estate di Salerno. Sì, finalmente un ritorno felice, devo dire, di questo spazio a Salerno dopo 20 anni che è stato lontano. Abbiamo iniziato in silenzio, in sordina, con delle piccole arene, prima a Parco Pinocchio, poi a Molo Manfredi, poi finalmente da 3 anni di nuovo l'Arena del Mare Salerno. Quest'anno si sta consolidando, c'è una serie di eventi importanti, internazionali, c'è un premio Charlot che la settimana prossima annunceremo, con tantissimi eventi importanti. Importanti, anche molte serate a ingresso gratuito, quindi fermento l'estate a Salerno e ci voleva, perché una città importante come quella di Salerno, che sta crescendo sempre di più, non poteva non avere un punto di riferimento estivo. E cominciate con Pino Daniele e col Sisan. Sì, cominciamo con Tullio De Piscopo, purtroppo non con Pino Daniele. Beh, insomma, dico Pino Daniele in senso lato ovviamente. Sì, con Tullio De Piscopo che farà il suo concerto, ma che nel contesto del suo concerto dedicherà un momento a Pino Daniele con Gio Amoruso e Tony Esposito. Credo che un inizio così è già un inizio scoppiettante, come dicevi tu.